Radio Ritrato. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati cari amici di Globus Television, Antonella Guglielmino e Ogna Nicolosi, buon pomeriggio. Wow, Madonna, meglio del coro dell'Antonella. In tandem, ma noi ormai siamo una coppia collaudata e quindi... Sì, collaudata, ecco. Come si collaudano le macchine. Macchine. Ah, sì. Ah, questa volta da sorpresa. Collaudate come le macchine, vi presento subito i nostri ospiti. Partiamo con Giuseppe Rapisarda, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. E poi vestito lo stesso colore di Ogni e di me, il nostro Lucio Di Mauro. Grazie. Buonasera, Lucio. Buonasera, grazie a voi. Grazie. Sì, noi dovremmo metterci un po' d'accordo. Sì, la mattina ci sentiamo. Sì. E vai, pazienza, capita, eh. Ma è bello che non solo io e Ogni, anche Lucio. E questo è un messaggio così un po' strano, ecco. Casualmente, però un po' strano, però è casuale. Quindi certo. Vuol dire che c'è questa trasmissione, unione almeno virtuale. Certo, sempre virtuale, noi solo virtuale. Ecco, sottolineiamo. Allora, dovete sapere che dal 22 al 24 settembre, dal 29 settembre all'1 ottobre, c'è un evento che solo Giuseppe Rapisarda poteva pensare. Ecco. Perché? Non dovete andare in Germania, c'è stato un salone delle auto meraviglioso, ma al Motor Village ad Acireale. Ad Acireale, al Palasport. Come l'hai pensato questo evento? Ah, in realtà sono sempre stato affascinato dal Motor Show di Bologna. E da sempre dico, mi piacerebbe organizzare un evento simile anche in Sicilia, anche perché credo che ci sia l'interesse e comunque ci sia anche la collaborazione sul nostro territorio per poter realizzare questa tipologia di attività, cosa che in realtà poi alla fine abbiamo trovato. E quindi è un motor show molto basato sullo spettacolo, sull'intrattenimento, sull'entertainment. Ci saranno, per esempio, c'è tutta una zona all'esterno del Palasport che sarà adibita agli show degli stuntmen, e quindi quelli con le moto che saltano, entrano dentro le cose di fuoco, le macchine che camminano a due ruote e si danno sportellate, cose incredibili, passano in mezzo al fuoco, esplodono e escono fuori indenni. Ecco, quelle cose che noi vediamo nei film le vedremo al Motor Village live. Poi ci sarà una delle cose più simpatiche, che è il car wash, il famosissimo car wash fatto sì. dalle ragazze. Perché queste cose? Io non lo so. Perché? Facciamo fare il car wash dei maschi agli uomini una volta ogni tanto, facciamo ma perché queste banalità? Facciamo una cosa innovativa, facciamo che venerdì e sabato lo facciamo fare alle donne, la domenica agli uomini. Ma io dico, un car wash tutto giusto, carina l'idea, per non è una male. Forma diciamo di così. Par condicio, mi piace questa storia, giusto? Giuseppe, prendi in considerazione. Prendo in considerazione, perfetto. Continuo a spiegare un sì, po' il villaggio. Sì, perché già ci sta interessando parecchio, sì, questa cosa. Sì, soprattutto il carrozzo sì, maschile, esatto. No, poi ci sarà una sessione legata alla guida sicura. Ci sarà un convegno il sabato mattina, tutti e due i sabati mattina ci sarà un convegno con tutte le scuole dove si parlerà di sicurezza della strada. Giustissimo. Soprattutto legata alle superiori, diciamo ai ragazzini di 18-17 anni che già cominciano tra motorino e mini macchina. Che è pericolosissimo. A camminare sulle strade, quindi è bene che sappiano quali sono i rischi che si corrono. Faremo delle attività di guida sicura anche personalizzata per chi la prenota. Poi ci sono i Cogart, ci sono i mini kart per i bambini, le mini moto per i bambini. Che altro c'è? C'è l'area country. Addirittura? E certo, perché il Motor Village, il sottotitolo è Donne, Motori, Birra e Rock and Roll. Quindi c'è un'area rock dove si suona, la festa della birra all'interno, l'area espositiva per quanto riguarda tutte le auto,
soprattutto quelle d'epoca, abbiamo preso delle auto chicca bellissime, dove è bello farsi selfie. La macchina che ha vinto la targa Florio, l'Alfa 33, che ha vinto la targa Florio negli anni 50, credo. Ci sono macchine della Porsche storiche, c'è la macchina di Al Capone. Pure. Ecco. Hai visto? La macchina di Antonella Guglielmino, però no, sì, va bene. Fuori nel parcheggio quando arriverà a vedersi lo spettacolo. La domenica. L'ingresso è gratuito. Ecco, questo ti stavo chiedendo, l'ingresso fosse gratuito o meno. Sì, è gratuito, bisogna scaricare caricamente il coupon omaggio che si trova sul nostro sito internet, sul nostro Facebook, che è sulla pagina Facebook che è Motor Village, e quindi si può scaricare, uno si vede il video e si scarica in automatico il coupon d'ingresso. E deve mettere il mi piace, no? L'unica condizione. No, questo no, non lo chiediamo. Lui poi è modesto. Se gli piace la pagina, gli piace. È un uomo modesto. Comunque, in corsa ci ha raggiunto Vanessa Parisi, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che insomma anche tu sei coinvolta in questo Motor Village, no? Sì, sono coinvolta perché sto organizzando un concorso all'interno del Motor Village, sì. Miss Motor Village. Wow! La particolarità del concorso è che la ragazza che vincerà andrà a rappresentare l'Italia in un concorso mondiale in Turchia il prossimo maggio. Una bellissima cosa, questa è una bellissima opportunità. Sì, assolutamente. Senti, i casting come funzionano? Allora, i casting sono suddivisi in due parti, diciamo. Una prima parte la faremo la prima domenica, e la finale... La prova di guida, no? Ci sarà una prova di guida, no? Anche. Perché, insomma, devono sapere guidare le ragazze, certo. Fondamentale. Una seconda parte l'ultima domenica, cioè l'1 ottobre. Ho capito. E invece in tutto questo c'è il nostro prezzemolino, cioè Lucio Di Mauro. Dovete sapere che lunedì, Lucio, l'ho incontrato lunedì, era molto provato dopo una settimana intensa. Provato, tra virgolette, ovviamente. Vabbè. Certo, provato, era molto stanco perché Lucio ha curato l'ufficio stampa di Una ragazza per il cinema. Si è svolto la kermesse finale, si è svolta lunedì al Teatro Antico di Taormina. La vincitrice è stata Angela Etiope, una bellissima ragazza campana. E insomma lui è stato colui il quale ha curato non solo i rapporti con la stampa ma anche le public relation. Assolutamente sì, sai, quando uno mette assieme uno staff di tecnici straordinari, una regia dinamica, l'entusiasmo di due giovani patronno, Antonio Lopresti e Daniela Eramo. E allora a questo punto, ecco, il cerchio si chiude. Nasce questo evento che ormai è diventato un punto di riferimento a livello nazionale. Una ragazza per il cinema è arrivata alla sua 29esima edizione, tutto pronto anche per la 30esima, stiamo preparando già. Ma quello di quest'anno è stato sicuramente una cosa straordinaria, perché non fosse, perché c'è stata proprio al Teatro Antico, la finale c'è stata al Teatro Antico di Taormina. Lo scenario... sicuramente uno dei quelli più importanti del mondo. Queste ragazze che hanno avuto la fortuna di sfilare in quel panorama sicuramente per molti resterà impresso per tanto tempo. C'erano 103 ragazze provenienti da tutta Italia, quindi un concorso nazionale. Stiamo vedendo già delle immagini, questa lei alla centrale appunto è Angela Etiope con i due patron ovviamente, e molti ospiti, Anna Falchi ovviamente che ha condotto ha condotto in un modo straordinario, ma c'erano tanti altri ospiti, ecco, vedete per esempio Rochelle Garrison che ha avuto un compito importante con la ragazza e che ha curato le coreografie per 4 giorni intensi. Le ragazze sono state veramente messe sotto torchio da Garrison, giustamente, per creare delle coreografie che poi tutti hanno visto al Teatro Antico di Taormina, una coreografia straordinaria con un palcoscenico simile, con 103 ragazze che entravano e uscivano, quindi una, ecco,
Questa invece, lo diciamo, ecco, ma ti vedi quanto è provato l'uomo, no? Guardate come è provato il collega, vai. Questo invece è la ragazza, ragazza Globus Television. Ovviamente molte fasce sono state date a molti sponsor, media partner, eccetera. Questa è la ragazza che ci collaborerà all'interno di Globus Television, perché abbiamo pensato di avere anche, di fare una fascia anche per queste ragazze, perché ovviamente bisogna dare anche loro il quarto d'ora di celebrità, che poi sarà sicuramente, certo, un po' alto. Un'organizzazione, devo dire, straordinaria. Io sono entrato da appena 2 settimane, ho curato soltanto la finale, però ho visto che c'è alle spalle uno staff tecnico che va al di sopra. Veramente non c'è niente da invidiare a Miss Italia, quindi questa è la cosa che mi fa piacere, perché è un progetto siciliano che poi si espande in tutto. Allora, una cosa che mi ha colpito particolarmente di questo, una ragazza per il cinema, che alla fine danno la possibilità di frequentare per 6 mesi la scuola di Rossella Izzo, hanno una borsa di studio a tutti gli effetti, no? Infatti proprio è stata anche Angela Etiope che ha vinto questa borsa di studio, quindi gli sbocchi ci sono, sicuramente per queste non si ferma soltanto all'episodio del Teatro Antico di Taormina, ma i contatti ovviamente ci sono. Fioretta Mari, per esempio, collaborerà in primis con tutte queste ragazze. Tra l'altro la Fioretta Mari ha fatto una masterclass, anche questa straordinaria, con le ragazze, ha cercato di tirare fuori il meglio di ognuna. Ma quello che ha fatto veramente impazzire è stato Garrison, perché fino a 1 di notte, fino alle 2 di notte, e la sera prima dell'evento di Taormina, era ancora lì a provare le coreografie, perché c'era qualcosa che... No, sì, è meraviglioso. No, ma a proposito di concorsi, sono sicuramente una vetrina, insomma, che può mettere in mostra le capacità, insomma, di queste ragazze. Parlo con te, parlo con Vanessa, insomma. Quali sono gli sbocchi, e se ci sono stati, insomma, delle ragazze che hanno fatto strada partendo proprio da questi eventi? Per riguarda una ragazza per il cinema, ecco, qui stavamo vedendo delle immagini. Poi Videobank che ci ha collaborato molto per fare le riprese, fare questa diretta televisiva che si è creata proprio all'interno del Teatro Antico di Taormina. Famosa Videobank. Che ha fatto il pignoramento del logo di Taormina Arte, del Taormina Film Festival. Quindi adesso a novembre ci sarà il logo pignorato, messo all'asta. Va bene, qualcosa succederà. Ma Videobank comunque è il leader nel campo delle telecomunicazioni, certo, eccetera. Certo. Allora, Giuseppe, dobbiamo pensare che Videobank è colui il quale ci permette di vedere le partite quando si gioca in Inghilterra. Certo, quindi questo secondo me deve essere un vanto per la regione siciliana. Ma non solo. Videobank... Beh, loro sono molto bravi, hanno anche delle grandi capacità. Si vede anche delle immagini. Un personale specializzato che fa strumentazione specializzata. Proprio queste cose. Io capisco che voi siete un po' interdisciplinari da questo punto di vista, però io ti avevo fatto... Allora, adesso sinceramente non so perfettamente il nome delle miss, ma se magari la prossima volta che invitiamo proprio il patrono, perché ti ripeto, io la seguo da appena da 2 settimane, poco prima della finale, tutte le miss sono diventate attrici. Io me ne ricordo una, Giusy Buscema, ma tutte, tutte sono diventate Valeria Marini. Quindi un bel trampolino. Valeria Marini è passata da una ragazza per il cinema. Cioè tutte sono andate, quindi chiaramente le porte sono aperte. Chiaramente è passata poi per una ragazza per il cinema e poi... E poi invece è andata da un'altra parte. Hanno attraversato diciamo che il concorso è un'opportunità. È un'opportunità anche per far vivere, come diceva Lucio, Garrison fa un gran lavoro per le coreografie. Queste ragazze apprendono, apprendono il dietro le quinte di un evento e imparano a far parte dell'evento, e quindi comunque imparano qualcosa che poi gli servirà nel futuro. Immaginiamoci per esempio la Fioretta Mari, che per l'addizione è pazzesco. Quindi anche quello, il dialogo con le ragazze è stato impegnativo e costruttivo sicuramente. Quindi questo significa ovviamente aprire un panorama diverso sicuramente. Certo. Quindi gente che ha ostato i concorsi di bellezza. Io credo che sia un'occasione, una vetrina, un'occasione, un trampolino, un'esperienza per le ragazze di
di trovare la possibilità dentro di loro di fare questo tipo di attività, che è un'attività complessa, che è un'attività che è molto basata sulla fortuna. Certo. Ma però, Giuseppe, qualsiasi attività è basata. Qualsiasi attività, questa più che mai. Difatti, certo. Cosa diceva Morandi? Uno certo. Su mille ce la fa. Uno ecco. Su mille ce la fa. In le ragazze, questo le ragazze, periodo un po' uno, tutti uno ce la fa. Esatto. Insomma. Le ragazze alla fine, alla sera, erano veramente stanchissime, esauste certo. Proprio al massimo. Però poi dopo, alla fine, proprio cioè, diciamo il dopo festival, quando abbiamo fatto la conferenza dopo il dopo festival, dopo, tutti erano contenti e soddisfatti perché hanno appreso tantissimo. Come diceva Carmen Consoli, confusa e felice. Confusa e felice. Giuseppe Rapisarda è sempre lui, deve mettere sempre il sale in quello che dice. Benissimo, andiamo in pubblicità e ci vediamo subito dopo con una telefonata. A dopo. Per la tua pubblicità su Globus Television chiama il numero 349-144-3134. Affizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artizzonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. La TV si è oscurata? La videocamera si è bloccata? Problemi sul tuo impianto audio? Rivolgiti al centro assistenza AVS Elettronica. AVS Elettronica, assistenza tecnica autorizzata per apparecchiature Samsung, Sharp e inoltre Haier, Telefunken, tutto per l'audio e il video. Impianti Hi-Fi, autoradio Alpine. AVS Elettronica, efficienza e tempestività per la risoluzione dei tuoi piccoli e grandi problemi tecnici. A Catania, in via Sassari 2H, c'è AVS Elettronica. Il centro assistenza che ti conquista. Info 095 44 66 96. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP, siamo nuovamente in studio, qui con me Lucio Di Mauro, Giuseppe Rapisarda e Vanessa Parisi, ma abbiamo il collegamento telefonico con la vincitrice di Una ragazza per il cinema 2017, Angela Etiope. Angela, ci sei? Salve a tutti! Ciao, sì, come ti senti? Raccontaci un po'! È un'emozione fortissima, veramente, è un sogno e ancora difficile, ancora da crederci, realizzarlo per me... È difficile veramente, perché è un sogno che coltivo sin da bambina e quindi raggiungerlo è ancora un'emozione difficile da spiegare, veramente. Certo, hai ragione. Senti, cosa è successo il giorno dopo alla serata conclusiva di Una ragazza per il cinema? Il giorno dopo si dice che cioè, ancora il cuore mio cioè, non batteva più ormai, cioè, tremavo ancora. È difficile da spiegare perché veramente per me non è assolutamente un punto di arrivo. Brava. Ma è qui cioè, il punto di partenza dove io metterò tutta me stessa per impegnarmi e imparare a prendere tantissime cose. Bravissima. Perché sono sicura che questo è il mio sogno che voglio realizzare e anche per dare appunto fiducia a chi mi ha premiata e mi ha sempre sostenuta e devo ringraziare specialmente chi mi ha sempre veramente dato fiducia sin da bambina, che ha sempre creduto in me. E sì. Parlare adesso veramente un'emozione forte perché anche adesso sono molto emozionata. Senti, quella sera veramente c'era... veramente è bellissimo. Angela, quella sera c'era tua mamma con te, no? Sì. Ecco, qual è stata mia la madre, prima espressione? Mio padre. Ecco, qual è stata la prima espressione che ti hanno detto? La prima espressione che ti hanno detto una volta che sei stata proclamata vincitrice? Appena proclamata mia madre purtroppo si è a piangere, è scoppiata in lacrime e io l'ho vista e non parlava più, cioè, non la riconoscevo più perché è difficile veramente, è un'emozione che è indescrivibile per lei, che ha sempre fatto sacrifici per me, mi ha sempre seguita. Non mi ha mai abbandonata, mi ha sempre, mai, veramente, mi ha sempre appoggiata e insieme anche a mio padre, mi hanno sempre accompagnata ovunque, mai lasciata sola, hanno sempre creduto in me
e per questo hanno fatto sempre molti sacrifici. Io, cioè, quella vittoria l'ho dedicata a loro, veramente. Angela, sì. Scusami, a questo punto noi ovviamente aspettiamo di vederti nelle sale cinematografiche a questo punto. Certo. Ma tu che cos'è? Che veramente è un sogno. Che film ti piacerebbe recitare? Di che genere? Che film, che genere? I film soprattutto mi piacciono molto, che dire, dove possa rispecchiarmi, nelle parti più semplici, ma anche molto eleganti, non so, cioè, molto semplici e... Una di quelle commedie romantiche che fanno... Sì, perché no? Una di quelle commedie romantiche che fanno sognare un po' tutte le ragazze? Le commedie romantiche, io, cioè, sono innamorata dei film, veramente. Va bene! Va bene, Angela, grazie, in bocca al lupo. Grazie mille. Auguri per tutto. Auguri, grazie. E comunque, se passi qui da Catania, ti aspettiamo qui nei nostri studi, va bene? Sì, grazie mille. Grazie, a Angela, certo. In bocca al lupo. Ciao, alla prossima. Credi, ciao, ciao. Dalle donne, da una vincitrice di concorso importante, passiamo nuovamente ai motori. Allora, Giuseppe ci raccontava che, insomma, ci sarà pure donne un donne e motori, cos'è? Gioie e dolori. Ecco, fa anche ridere. No, cosa fallo? Sono le gioie e quali i dolori? Cioè, sono le donne, non i dolori? Parlare, o le non può parlare, non può parlare. La doppia faccia. Ah, ho capito. Non può parlare. Allora. Praticamente arriva il mattarello da dietro, quindi sì, non può parlare. Prego. No, dico donne e motori, gioie e dolori. È perfetta, perché... Sia i motori che le donne danno le gioie e i dolori. Certo, anche gli uomini li date, comunque va bene. Senti, sì, ma è diverso. Senti, ma la botta che arriva in un frontale, certo, è diversa, certo, rispetto a quella che... Certo. Senti, ma io a questo punto ti devo fare una domanda. Gli uomini hanno, diciamo, questa sorta così di venerazione per la propria macchina, no? Sì. Un senso di protezione che spesso non hanno per la propria... diciamo donna, no? Molto spesso ci sono gli uomini che tengono le loro macchine pulite, lucide, cosa che invece una donna non fa, perché, cioè, la macchina di una donna praticamente è quanto di più sporco possa esistere al mondo, c'è un po' di tutto. Ora, secondo te da cosa dipende? Cioè questa differenza un po' di vivere le macchine tra gli uomini e le donne, da cosa dipende? Ah, secondo me è una cosa genetica, in realtà, perché se tu vai al Medioevo non c'erano le macchine ma c'erano i cavalli, quindi i bei principi tutti sul cavallo bianco che camminano e le donne tutte pazze per questi uomini a cavallo. E oggi le donne sono tutte pazze per questi uomini. Cavalli, no, per questi uomini che si siedono nelle macchine belle. Più cavalli c'è. Perché le donne sono indisciplinate con l'auto, sì. Però gli piace l'auto pulita, bella, grande, importante. Ecco. E l'uomo quindi ne fa del suo, come dire. Aspetta, è tipo una sorta di bigliettino da certo, è un bigliettino da uno amici. Specchietto anche per le allodole. Per le allodole, soprattutto. Vedi che pulita la macchina, come pulita la macchina sono io, così, certo. Trasparente. Allora, io te la devo fare la domanda, ecco. Ma ecco, Giuseppe, con le macchine, com'è? No, per fortuna non è uno di quei tipi che... Okay. Allora si salva in sì, calcio d'angolo, sì, ecco. Sì, per questo, sì, meno male. Ecco, senti, per organizzare il Motor Village, da quanto tempo ci stai studiando? 9 mesi. Addirittura? Qui un parto! Lavoriamo da 9 mesi su questo progetto. Io, Vanessa, Massimiliano, Cetti, Giusi, Paolo. Maria Catena, Gabriella, cioè veramente siete una team. Squadra, un team, una bella squadra di lavoro. Adesso è entrato Andrea che si occupa del web, fa delle cose molto carine. Bisogna fare una squadra e lavorare tanto su questo progetto, perché uno è un progetto nuovo, non è il nostro core business, per cui sì, c'è lo spettacolo dentro, l'intrattenimento, ma ci sono tantissimi parametri, tantissimi coefficienti, tantissime cose all'interno di un villaggio, no? Non è il concerto, certo. Ma è un insieme di eventi che vanno per 6 giorni organizzati. Anche perché penso ci vogliano delle autorizzazioni particolari, non è semplicemente quando si fa il concerto in sé, no? Beh sì, in realtà si cataloga un po' dal punto di vista della fiera. Sì.
quindi delle classiche fiere che vediamo. La nostra è una expo, diciamo spettacolo, anzi spettacolo expo. Ok. Cioè è lo spettacolo che serve da traino per l'evento che poi fa affluire tanta gente che vanno anche a farsi il giro attorno agli stand. Tu dicevi che sarà un po' suddiviso ad aree, no? Sì, sì. Dicevi prima che ci sarà anche l'area dove c'è quella sorta di torello meccanico. Certo, l'area rodeo. Abbiamo realizzato l'area si rodeo. Si mangia. Sì, si mangia carne, la carne arrostita, la salsiccia, c'è il torello meccanico. Adesso siamo alla ricerca delle balle di fieno. Se qualcuno ci volesse aiutare a trovare le balle di fieno così da ricreare. Le balle ne abbiamo tante, ma non riesce a prendere. Non di fieno. Siamo in questi. Stamattina eravamo alla ricerca delle balle di fieno. Le troveremo. Ma sicuramente questo. Perché chiaramente vogliamo ricreare questo ambiente molto country, sì. Ah, e poi ci sono le scuole che ringraziamo, tutte le scuole di danza country che ci hanno aderito. C'è il momento spettacolo sì, di danza. Sì, certo. Abbiamo anche degli spettacoli di danza, abbiamo delle rock band che partecipano a un contest, abbiamo le ragazze che faranno Miss Motor Village. Che infatti stavo chiedendo, è prevista sì, anche un'esibizione delle ragazze? No, un'esibizione. Faranno solo una sfilata? Sì. Solo una sfilata faranno. Poi chiaramente saranno un po' in giro a farsi le foto e nelle macchine. Insomma, diciamo faranno promozione all'evento. Perché, donne, motori. Donne, motori. Coreografia. Esatto. Coreografia, le donne coreografia, è meglio che non sento questa cosa perché mi sto inalberando. Fanno coreografia ad un evento, perché la bellezza deve sposare la bellezza. Sei vicino a me, attenzione. Il prossimo anno organizzerò Mr. Motor Village. Brava! Bravissima! Vedi qua un'ovazione, sì. Qua c'è stata. Ma che ne so. Vediamo. Lui è contentissimo. Guarda. Ah, tutto sprizzo di felicità. Sprizza felicità da tutti. Da ogni porto. Perché proprio è un connubio perfetto uomo e macchina. Ma uomo nudo e macchina. Ascoltami, tu devi essere uno che è avanti con i tempi. Cioè basta con questi concorsi solo per donne. Solo per donne. Ma anche schifo. Per uomini. Adesso anche qualcosa per gli uomini, per in modo uomini, che le donne possano godere della bellezza. Beh, in realtà però, non so se avete notato che più volte hanno tentato di fare dei concorsi per uomo, ma non funzionano. Neanche diciamo che hanno una, sì, Luca Napoli, diciamo che hanno una storia più recente rispetto no, Luca Napoli quando è stato? Luca Napoli da sempre, è stato 20 anni fa. Però una, cioè non è come Miss Italia, le donne sicuramente non funzionano, tira di più la donna. Assolutamente. Sicuramente, ma le donne che vanno al Motor Village non vedono semplicemente la Miss Motor Village, ma anche Mister, mi sembra. Beh, ma ci sono dei Mister, in realtà sono tutti gli amanti di macchine e moto. Amanti di macchine e moto che saranno lì a far parte. Sì. Secondo me, guarda, ti hanno preso di mira. Sì, te lo sto dicendo. Mi sta facciamoli contenti. Portiamo sti maschi per cortesia, facciamo contenti le donne. Ma ci sono perché il motore è prettamente uomo, no? Sì. E quindi ci saranno tanti bellissimi ragazzi che saranno lì con le loro moto, con le loro auto a fare il giro per vedere le macchine particolari, diciamo anche le donne, guarderanno le Miss. Anche le donne ormai sono. Quindi vedi che occasione che abbiamo creato. La Miss sta cercando di arrampicarsi sulla vetrata e noi già sentiamo. Va bene, Vanessa, cosa pensi di organizzare in maniera particolare rispetto alle altre cose? Parli sempre per il concorso. Certo. Già la finalità è diversa rispetto ai concorsi locali. Certo. Appunto, gli do la possibilità di rappresentare l'Italia nel mondo. Io sono stata un mese in Cina e so l'esperienza bellissima che è. Quindi veramente sto facendo un bel regalo alla ragazza vincitrice. Perché Vanessa, a parte essere stata un mese in Cina a rappresentare l'Italia, ma nel 2014 è diventata Miss Photo Model of the Universe. Oh, wow. Incoronata a Bodrum e quindi... Hai avuto anche tu, insomma, sai che cosa significa, ecco. Sì. I concorsi mondiali sono... Molto diversi da quelli italiani. Certo. Sì, ma poi molto spettacolari. Sì, certo. Un'esperienza diversa perché comunque sei costretta a parlare altre lingue perché sei l'unica italiana. Quindi conosci la Miss che viene dal Brasile, la Miss che viene
da tutto il mondo, appunto. Che meraviglia, guarda. Sì, sì, è una cosa, bellissima esperienza. Bellissima, penso che ti abbia arricchito tanto questa tantissimo, cosa. Tantissimo, tantissimo. Senti, ma proprio per andare oltre, diciamo, questa cosa che lega un po' i motori esclusivamente al sesso maschile, qualcosa per attirare le donne che sono appassionate, anche le donne sono appassionate di motori, no? Beh, abbiamo creato delle arie bambini fantastiche. No, e io gli parlo delle arie bambini. Abbiamo creato delle arie bambini, per cui tutte le mamme che hanno i bambini a casa possono portarli da noi, che ci sono le nursery, lasciare i bambini nelle nostre nursery o nei nostri giochi, sì, tipo il castello, quello di tutte queste cose qua, dei gonfiabili. La vostra figlia a chi l'ha lasciata? Ah, ecco, splendida. C'è mia suocera. Nonna. C'è mia suocera. C'è la nonna, sante nonne. Meno male nonne. Che c'è la nonna. Sante nonne. Foto straordinarie, io vedo, te l'ho detto anche. Mi diverto. Foto straordinarie. Se andate nella pagina di Vanessa, foto straordinarie. Di tutti e tre, ma poi in particolare di vostra figlia. Quindi complimenti. Guarda che se fai tutto tu fai. Sì. E benissimo, dopo questa affermazione andiamo in pubblicità e ci vediamo subito dopo. Per la tua pubblicità su Globus Television chiama il numero 349-144-3134. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. La TV si è oscurata? La videocamera si è bloccata? Problemi sul tuo impianto audio? Rivolgiti al centro assistenza AVS Elettronica. AVS Elettronica, assistenza tecnica autorizzata per apparecchiature Samsung, Sharp e inoltre Haier, Telefunken, tutto per l'audio e il video. Impianti Hi-Fi, autoradio Alpine. AVS Elettronica, efficienza e tempestività per la risoluzione dei tuoi piccoli e grandi problemi tecnici. A Catania, in via Sassari 2H, c'è AVS Elettronica, il centro assistenza che ti conquista. Info 095 44 66 96. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP, nuovamente in studio con Lucio Di Mauro, Giuseppe Rabisarda e Vanessa Parisi. Allora Lucio, hai detto che si è conclusa questa 29esima edizione di Una ragazza per il cinema e state comunque lavorando di già, no? Abbiamo già iniziato a tirare un po', a mettere già qualcosa, le prime pedine per quanto riguarda la 30esima edizione, perché sicuramente deve essere un evento ancora di più, dobbiamo ovviamente rinnovarci, i due patroni stanno già lavorando, l'unica anticipazione che posso dire è che l'evento andrà sicuramente trasmesso da una rete nazionale, quindi o Rai 1, o Mediaset, eccetera. Quindi questo è certo, perché il patrono l'ha detto proprio in diretta a chiusura dell'evento. E poi abbiamo deciso anche la data, l'8 settembre del 2018, sempre al Teatro Antico di Taormina. Un ringraziamento che io voglio fare a tutto lo staff tecnico, eccetera, ma soprattutto a Anthony Barbagallo, che lui così in poco tempo ha fatto quello che molti altri non hanno fatto. Quindi lui ci ha supportato fino all'ultimo. È stato difficile avere il Teatro Antico di Taormina perché gli impegni sono tanti, i costi anche, però ci siamo riusciti. Ci stiamo già lavorando, è confermata la presenza anche di Garrison, come di Fioretta Mari, che loro sicuramente non mancheranno. Gli altri poi verranno, anche i presentatori penso che sono stati già confermati. Tutto il resto, il casting è già partito per il 2018, Una ragazza per il cinema. Wow, che meraviglia, dai. Peccato che noi, guarda, siamo... Vabbè, niente, noi andiamo avanti. Giuseppe, subito dopo Motor Village che succede? Ah, un sacco di cose belle. Concerti. Il core business di Giuseppe Rapisarda Management.
Allora, abbiamo Antonacci il 29 e 30 dicembre. Ritorna Antonacci, nonostante, ritorna perché riempie sempre. Ma già, due date, sold out la prima, abbiamo aperto la seconda, già stanno andando a rubare i biglietti. Questa me la ricordo, sta forza. Ecco, sì. Che Pieraccione di Conti Panariello, da dormire è stato magico. Magico, veramente. Io devo dire che li ho avuti ospite telefonicamente. Ci siamo stradivertiti. Cinemania. Ogni passo era una risata con loro tre. mi immagino. Bellissimo. Poi loro tre affiatati in maniera incredibile, anche nel privato, a cena era un continuo ridere, veramente. Perché lui perché Conti, si pizzicavano l'uno con l'altro. Conti vuole fare il serio, però poi gli altri vengono a punzecchiano. Sì, vero. No, e bellissimo. Quindi Biagio Antonacci il 29 e il 30? 29 e 30, Biagio Antonacci, li volete sbobbinati, vero? Sì. Ecco. No, poi c'è questa cosa carina che lancio in anteprima, che è questo tour, devo dire, molto interessante, di Max Pezzali, Renga e Neck, tutti insieme? E tre insieme. Sì, è uscito adesso da poco, da un paio di giorni è uscito il singolo, Duri a morire si chiama il singolo, il tour si chiama allo stesso modo. Molto intelligente questo, mettere assieme tre artisti che prendono un bel pubblico. Sono tre diverso. Artisti che hanno, sì esatto, sono tre artisti che abbracciano un pubblico diverso e che per una volta avranno la possibilità, perché queste cose sono tipo i due ragazzi dei Capitani Coraggiosi, no? Certo. Una volta. Sì, e basta. E basta. E una volta e basta, hai l'opportunità di vedere tutti e tre insieme, che condivideranno un palco con le loro esperienze l'una diversa dall'altra, quindi si ha l'opportunità di emozionarsi in maniera diversa nel vedere il proprio artista preferito. Non si sa se si cantano brani. Sì. Hanno studiato un concerto molto bello, molto... Beh, non voglio, assolutamente no. Non posso sbobinare. Anche perché per adesso lui è concentrato sul 22 settembre. Allora, è il 22 al 24 settembre, dal 29 settembre all'1 ottobre. Vanessa, quando Giuseppe organizza questi eventi, come si trasforma? L'uomo dello Yeti oppure, insomma, se ne va in un'altra parte in maniera tale? Perché di solito gli uomini diventano ingestibili. Vabbè, lui diciamo che sembra ingestibile, dai. Ecco. Perché il suo lavoro certo. non ha un periodo, quindi certo. Lui sempre disponibile al telefono, notte e giorno. Quindi allora, lui sotto evento, come si suol dire, non si trasforma, almeno con me, con la famiglia. E questo quindi è bello. Questo, sì, per questo sono molto fortunata. Non so con gli altri. Con gli altri, poco importa, non ho capito. No, con me no. Lui lascia i problemi del lavoro fuori casa. Quindi questa è una cosa bellissima. Non gliela facciamo sentire, però è una cosa veramente... Beh, mi tuffo nella mia famiglia, recupero le energie, poi basta che rientro a casa c'è mia figlia che... Certo. Mi fa impazzire. Certo. Bellissima. Certo. Quindi sì, però è complicato. È complicato soprattutto lasciare fuori casa i pensieri che magari... Sono correnti e ci sono anche delle cose, delle situazioni pesanti da gestire. Cioè, c'è stato un momento della tua carriera che ha detto adesso mollo tutto, torno indietro. Ogni giorno. Guarda, non ci credo proprio. Ti stavo facendo proprio questa domanda prima che Lucio, insomma, con te, noi abbiamo passato un periodo di crisi, sembra ora quasi stiamo uscendo, sì. Ma organizzare eventi così importanti, così come fai tu sempre, perché non è il primo anno, quanta energia e quanto, insomma, ci vuole un bel coraggio, eh? Beh, ti devo dire che, per esempio, no, gli spettacoli non hanno crisi nel periodo di crisi. Hanno crisi nel periodo di non crisi, perché lo spettacolo rimane sempre l'ultima valvola di sfogo, certo. Per chiunque. Perché tu dici, vabbè, io sono in crisi, mi privo di comprarmi le scarpe, mi privo di andare a cena tutti i sabati, mi privo di... Ma se viene Baglioni ci vado, perché è il mio cantante preferito. È la stessa cosa per tutti gli altri. Quindi, sì, c'è stato sicuramente un calo sui flussi, però non una vera e propria crisi, anzi il nostro mercato, guardavo i dati Assomusica un mese fa che ci hanno inviato, il nostro mercato comunque è arretto alla botta
È chiaro che sono in realtà, ecco, sono scomparsi tutti gli artisti medi, medio-bassi. Sono rimasti quelli che fanno biglietti, ma tutti i medio-bassi sono scomparsi perché? Perché prima la linfa era il comune, l'ente pubblico, perché per la festa patronale o per i festeggiamenti o per l'estate catanese, per esempio, pagava per avere l'esibizione dell'artista. Oggi i comuni sono in crisi, non hanno più soldi, non comprano niente, non riparano le strade, pensa se si comprano gli artisti per fare... Però i grossi manager nazionali magari ti impongono di tirarti, oltre all'artista grosso, anche questi piccoli. Fino a un certo punto, qualche anno fa sì, poi a un certo punto abbiamo detto, a chi glieli vendo? Certo, cioè, giustamente. Devo comprarmi 4 date di Tizio, sì, una volta lo facevo e li rivendevo ai comuni, quindi... Oggi a chi li rivendo? Certo, hai ragione. E quindi anche il manager nazionale ha lasciato andare un po' i piccoli. E quindi la crisi la stanno sentendo loro, gli artisti un po' più... Certo. Meno blasonati e che non fanno biglietti. Sicuramente sì. Lucio, le ultime due puntate di Cinemania, perché dovete sapere che abbiamo già... Insomma, c'è stato un grande exploit di Cinemania, come ho detto durante un'intervista, Cinemania arricchisce il bouquet di trasmissioni di Globus Television. E ormai? Allora, siamo arrivati quasi alla fine, infatti l'ultima puntata ci sarà proprio il 29 di settembre, abbiamo avuto ospiti, ovviamente grazie a Giuseppe, Tullio Solenga e Massimo Lopez, poi Carlo Conti, il trio che prima ne parlavamo, eccetera. E chiudiamo le ultime tre puntate, vi dico solo l'artista grosso, poi ovviamente c'è Santocone e tanti altri, c'è Albano, l'intervista con Albano proprio domani sera. Vi ricordo che Cinemania va venerdì, sabato e domenica e fine settimana qui su Globus. Poi chiudiamo ancora, l'altra settimana abbiamo i The Colors, se non vado errato, e poi i Tao Moda, uno servizio dei Tao Moda che c'è stato a Taormina. Comunque ci sono tanti ancora servizi, Jim Morris ovviamente che abbiamo anche intervistato, che fanno parte, che chiuderanno in bellezza questa stagione straordinaria. Siamo stati per un anno intero consecutivo, poi adesso ci fermiamo per un paio di mesi per ricaricarci, ma ovviamente non ci fermiamo perché i servizi vengono registrati, poi vengono messi in onda, eccetera. Cinemania il venerdì alle ore 21, sabato alle ore 20 e domenica alle 15 e 22, sempre su questa emittente. Benissimo, solamente 2 mesi si ferma, ve lo dico io, insomma già ne abbiamo parlato, solamente 2 mesi. A proposito di Albano, mi ricordavo di un film di Albano e Romina. Romina Power. Ah, che erano belli quei film di Morandi, bellissimo. Di Albano e Romina, di Celentano. Bellissimo. Little Tony, la buonanima. Lo so. Allora, quando se voi pensate un attimo quei film degli anni 60, dove c'erano i valori veri, oggi purtroppo stiamo assistendo a una caduta di questi valori in maniera rovinosa. E io che ho un figlio, e penso anche voi, pensate con orrore e terrore, e speriamo sempre che i nostri figli, e anche tu Lucio, hai dei figli. Assolutamente sì. Insomma, si salvino in qualche maniera, riusciamo a dare la nostra impronta in maniera forte. Difficile fare genitore, è un... Lo so. Bruttissimo, difficile, impegnativo. A me non me ne voglio dire, no, io non ho figli, per cui... Va bene, però... Vado liscio. Però tu oltre a fare la giornalista... No, non è vero, perché oltre a fare la giornalista... Hai a che fare con i bambini . E le maestre sono molto importanti. Perché siete quelle che date il primo imprinting alla vita. Importantissimo. Così, giusto? Così è. Giustissimo. Se vi pare. Ecco. Fondamentale. Esattamente. Io volevo stare un po' più tranquilla. Non è possibile. Il nostro tempo a disposizione purtroppo si è concluso. Grazie Vanessa Parisi, grazie Giuseppe Rapisarda, grazie Lucio Di Mauro. Grazie a voi. Grazie Onia Nicolosi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, alla prossima. Ciao. Radio Ritrato. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station.